Salve a tutti, sono Drone Gamer e bentornati su Star Wars Jedi Fallen Order. Anche oggi un episodio fantastico, ci aspetta un epico scontro con la nona sorella, sarà una battaglia davvero difficile, e poi dovremo raggiungere Dathomir, il pianeta dei Sith, il luogo più pericoloso in cui siamo mai stati. Cosa potrebbe mai andare storto? Buona visione! Perfetto, riprendiamo la scalata del gigantesco albero di Kashyyyk, da dove l'avevamo interrotta lo scorso episodio. Lungo il percorso abbiamo incontrato anche una creatura leggendaria, un maestoso scio, un uccello gigantesco, che ci ha aiutato mentre eravamo sotto attacco da parte della nona sorella, distruggendo apparentemente la sua navetta. È abbastanza ovvio che quest'oggi la dovremo probabilmente affrontare in uno scontro davvero epico, ma soprattutto dobbiamo cercare anche lo scio perché è rimasto ferito mentre cercava di difenderci. Cal inoltre ha sbloccato anche un nuovo potere, un doppio salto che ci tornerà davvero molto utile per poterci muovere più agilmente all'interno della mappa. Oddio Cal, non guardar sotto, se non fosse stato per il doppio salto questa parte non l'avremmo mai potuta fare. Perfetto, teniamo gli occhi aperti perché questo cavolo di albero è pieno zeppo di pericolosissime creature. Eccolo sotto lo scio, guardatelo, abbiamo raggiunto credo forse il suo nido. Eh sì, mi sa che è rimasto ferito gravemente durante lo scontro. Ciao, docile maestosa creatura, volemosse bene. Sì, possiamo aiutare, ma dobbiamo stare attenti. Non voglio spaventarlo. E come fa ad aver paura di noi? Va tutto bene. Non siamo qui per farti male. Volemo se bene. Amici. Va bene. Ok, BD1 sta cercando di capire cosa non vada. Penso di aver capito cosa non vada, eh. Questo è un pezzo della nave della nona sorella. Dobbiamo rimuoverlo. Farà male, capito? Eh sì, ti ha capito sicuramente. Ok, se usiamo la forza per rimuoverlo, dovremmo farcela. Vai Cal, vai Cal. Ok, a posto, tutto a posto, tutto a posto. Era una piccola spina. Giusto, con gli steam lo possiamo anche curare. Quegli steam funzionano su tutte le creature, da quello che ho capito, quindi a posto, come nuovo, signore. Oddio, non mi uccida male, non mi uccida male. Il minimo che possiamo fare. Ok, sembra che la creatura abbia capito. Scusi, ma sarebbero tipo 100 euro per la prestazione medica? Non mi dire che stiamo per cavalcare lo scio. Non ci credo mai nella vita. Guarda che roba, ha un sangue peraltro, credo sia blu-violaceo, santo daltonismo. Allora, vediamo un po' che qua sopra ci sarà sicuramente la classica cassa. Eccola qua. Nel frattempo BD1 vuole anche scansionare la zona. Vediamo un po'. Amico mio. Dica. Dalla cima di quest'albero si gode di una vista impagabile, mai vista prima. Mi piace peraltro come Cordova continui a dire cose ovvie. O è troppo misterioso o dice cose ovvie. Wow, da qua si gode di una vista incredibile. Ma va, siamo tipo a 4000 metri d'altitudine. Guarda, laggiù c'è la raffineria da dove siamo partiti. Cal, quanto cavolo in alto sei arrivato, ragazzo mio. Ma bando alle ciance, e forse lo scio ci potrebbe dare un bel passaggio per raggiungere la cima dell'albero. Ok, perfetto, dai avanti, speso praticamente 20 grammi per te. Oddio, oh, se fossimo col VR avrei già vomitato tutto. No vabbè, ma immaginatevi se esistesse davvero una creatura così maestosa. Sto pianeta è anche bellissimo effettivamente. L'impero non ha ancora toccato. E dai tempo al tempo, l'impero non si fa troppi problemi quando si tratta di distruggere la natura incontaminata. Gli Wookiee potevano vivere qua tranquilli e sereni, e invece no, per colpa delle fabbriche dell'impero sono stati schiavizzati e utilizzati come manovalanza. Perfetto, eccoci arrivati. Lei signore è un uccello davvero grande e gentile, eh. La chiamerò Rocco. Ogni più riferimento a persone esistenti è puramente casuale. BD1, dove sei andato? È partito per una frazione di secondo a far scansioni. Scusa, BD1, torna qui, porca di quelli per porca, dove vai? E lui fa scansioni ancora, ok, si diverte così. Dicevo, cosa ci fa un banco da lavoro direttamente qua sopra? Nuova Elsa per spada laser ottenuta. Allora, rispondiamo ad alcune delle domande dei nostri iscritti. The Long Gamer, puoi cambiare il colore? Sì che posso, ma mi piace il blu e mantengo il blu. The Long Gamer, puoi personalizzare la spada laser? Sì che posso, lo faccio, così la smettete di domandarmelo 70.000 volte. Oddio, la versione di Jaro Tappal, il nostro maestro, non mi dispiace come mettitore. Vediamo un po' i vari interruttori, pace, giustizia, dovere, determinazione. Pace e giustizia può andare bene. Non ho modificato la spada, più che altro, perché non ho tutti i pezzi e quindi ognuno sarebbe differente dagli altri, anche se ne abbiamo trovati comunque parecchi. Allora, qui direi impulsività e potenza, perfetto. Ed infine, possiamo scegliere il materiale. Materiali ne ho sbloccati 80 milioni. Cambiano un attimino il colore. Oddio, guardate in crodio. Anzi, più che altro crodino. E se la facessimo in lega aisiana, credo sia tipo un leggero giallino, santo daltonismo. Ma direi che siamo a posto. Ah, siccome nei commenti mi avete chiesto anche di cambiare la tuta di Cal, e abbiamo sbloccato quella del pilota, gliel'ho messa. Ora ovviamente ci sarà. Ma The Long Gamer era più bella la tuta di prima. Ed è così che il The Long Gamer smise di fare lo youtuber perché non ne poteva più. Ma bando alle ciance e vediamo di avanzare.
Qui là, qui abbiamo forse trovato qualcosa. Finalmente ho trovato il mio tesoro. Oh, ciao Gollum, come va? Tutto bene? Ah, ok, scusi, ho fatto confusione. Se servivano i saggi Zeffo millenni fa. Sto stringendo fra le mie mani un pezzo di storia galattica. Oh, sono soddisfazioni, eh. Non troverò mai il modo di sdebitarmi con Tarful. Sai cosa vuol dire questo? Non c'è più bisogno di tornare a Dathomir. Yay, perfetto! La verità ha reso impossibile la ricerca dell'Astrium nella tomba di Kujet, ma la forza ci ha mostrato un nuovo sentiero. Ok, dobbiamo solo capire dove ha messo il pezzo. La tomba di Kujet. Aspetta, ma ha appena detto di non andare alla tomba di Kujet fino a prova contraria. Ma parca di quelli per porca. Quindi fatemi capire bene, io devo comunque andare su Dathomir, dato che l'astronio qui su Kashyyyk se l'è già preso Cordova chissà quanti anni fa. Maledetto vecchiaccio. Oh, per fortuna che almeno c'ho il mio Uber che è arrivato. Oh, ma guarda un po'. Stiamo per avere una boss battle, ragazzi. Quindi prevenire è meglio che curare. Vediamo di raddoppiare la nostra spada laser. Oh no. Ciccio, spero che tu sopravvivrai. Ho un bruttissimo presentimento. Ok, forse mi sbagliavo? No, non mi sbagliavo, dannazione. Hai riuscito a far ripartire la navetta, quella schifosa. Oh no, stiamo per affrontare la nona sorella. Il mio corpo non è pronto. Ah, salve signora, che piacere rivederla. Guarda chi si rivede. Spero per l'ultima volta. Chissà perché la seconda sorella ti considera tanto importante. Siamo amici su Facebook. A lei piace i souvenir, ma... io non sono così sentimentale, onestamente. Tu non vali il mio tempo. Perciò facciamo alla svelta. Ah, una sveltina vuol fare. Ok, allora, Cal, allontanati rapidamente dalla signora. Allora, su di lei il rallentamento funziona, ma solo per un colpo. Oh, porco cane, invece lei ha degli attacchi davvero potenti. Usa anche la forza contro di noi. È 5, porco cane di secondi, signora. Ok, è molto più resistente del previsto. Per mia fortuna è lenta. Ecco qua, occhio, però è molto potente, tira di quei colpi considerevoli. Occhio, no, stavo per fare il tuo stesso attacco. Ok, un po' di danni e li stiamo facendo. Mi sto cacando che voi non ci avete idea. Ai. Volevo schivare, ok, contrattacca. Gli ho tolto appena niente. Occhio, buttiamola indietro anche noi, perfetto. E le riduce considerevolmente anche la guardia. Ok, ok, sì, però para davvero troppo. Wimmawe. Tatti buono secondo. Ok, ok, occhio, 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 occhio. Porco cane, non ho schivato. Ok, ok. Sì, vabbè, non riesco a contrattaccare la sufficienza. Vai. Ok, ok, ok. Nulla di grave, insomma, signora. Le ho cavato un po' di parti del corpo, momenti. Aia, occhio. Mi sta facendo un po' di... vabbè. È anche una fetta di culo, tanto che ci siamo. Occhio. Ok. L'ho ferita gravemente, ti prego, dimmi di sì. Le ho distrutto l'elmetto. Ma perché mi devo offendere? Questa è un'offesa personale, signora. Oh no. Lo scontro è appena diventato molto più difficile di prima. Schiva all'ultimo. No, volevo provare a schivare all'ultimo. Non mi è andata bene. BD curami. Ok. Mi sono distratto a curarmi, porco cane. Ok, occhio. Ok. Poi la possiamo attaccare. Fa una serie di attacchi multipli abbastanza imparabili. Vedi click. Ok. Ok, contrattaccola, perfetto. Oh, che sta facendo? Che sta facendo? Ma mi prendi in giro? Fa tipo l'elichetta. No, signora, basta con sti cavolo di attacchi. Ok, ok. Ma basta veramente, però. La deve smettere. Sta facendo attacchi troppo. Sì, certo. La ballerina artistica. Non abbiamo finito. No, che fa? Adesso so che glielo posso parare. E se glielo pariamo con il giusto tempismo, la feriamo anche. Aspetta, vai di attacco. Cos'è? Oh! Cos'era sta roba? Ok, curami e rallentala. Porco cane, sto scontro è molto più difficile del previsto. Contro. Ce la faccio. Ok. Sì, ma basta. Oh, è partita di nuovo con l'elica. Ok, aspetta, che adesso ha la guardia abbassata. Vai. Porco cane. Aspetta un secondo, di nuovo da dietro. Ce la sto facendo. Basta, costelica. Sì, che due maronzoli. Ok, di nuovo. Perfetto. Le manca davvero poco. È praticamente vinta la battaglia. Che fa, signora? Non faccio follie. Aspetta, vai di forza. Ok, l'ho rallentato con la forza. L'ho respinta con la forza. Perfetto. BD, curami veloce. Perfetto. Oh, di nuovo attacco a terra. Ottimo. Però con questo ti uccido. Ok, cutscene, vai, fatta. Vai che è fatta, ci muori tantissimo. Veloce, Cal, perfetto. Oh, la mano. Ah, questa farà tantissimo male. Signora, le serviva quella? È finita. Non mi pare molto triste per aver perso una mano. Un inquisitore non si arresta di fronte agli ostacoli. Quando hai già perso te stesso,
Un arto è poca cosa. Oh no, può usare la forza al suo posto. Sai, era un Jedi anch'io. Ma mi sono buscata una freccia su un ginocchio. Occhio Cal! Ok, per fortuna. No, il combattimento non è finito. Arrabbiato. Aspetta di conoscere l'isolamento. No, no. Le mutilazioni e i tuoi amici. Non ti lascerò toccarli. Non puoi fermare l'impero. Oh oh. Io posso fermare te. Vai Cal, vai Cal, perfetto. Cos'era? Bravo Cal. Perfetto. Oh, che brutta morte. Cioè, la signora ci metterà più o meno 26 minuti a toccare terra, però ce l'abbiamo fatta. Abbiamo appena steso l'inquisitore. Oh mio Dio, non ci credo mai nella vita. Questa me la sono sudata un pochettino. Ciao Ciccio, Rocco, che piacere rivederti. Pensavamo fossi morto. Vabbè, è stato appena ferito leggermente. Signore, mi ridà un passaggio alla navetta, cortesemente. È stata una giornata difficile. È bello rivederti. Ora dobbiamo andare. Siri e Grease ci aspettano. Ok, ammetto, questo capitolo è stato davvero incredibile. Sto gioco mi sta piacendo un sacco, ma penso che pian pianino ci stiamo avvicinando alla fine, purtroppo. Ok, dove siamo finiti, signore? Ma non mi poteva portare un po' più in là? Nona sorella sconfitta. Ma ci sono ancora parecchie sorelle, purtroppo, da far fuori. Riposiamo in modo tale da ripristinare tutti gli steam. Mi avete detto che ne ho lasciato uno indietro al lago da cui sono partito lo scorso episodio. Ma vabbè, dettagli. Allora, i punti abilità, che per adesso ne ho solo uno, me lo terrei in modo tale che quando ne ho due posso aumentare al massimo la salute di Cal, che mi sembra la tattica vincente. Allora, se ho capito bene, ci ha portato praticamente dietro alla raffineria, il che vuol dire che dovremmo tornare alla Mantis, in men che non si dica. Vediamo un po' se riusciamo a sbloccare magari una veloce scorciatoia. Oh, va che fortuna! Da qua possiamo utilizzare la teleferica per tornare direttamente nella zona superiore. Aspetta, là c'erano tre tizi con i lanciamissili. Facciamo attenzione, possiamo rientrare passando per il camminatore che è stato abbattuto in passato. Ciao ragazzi, che piacere rivedervi. Fuori uno, fuori due. No, aspetta, fuori due e te ti faccio fuori a manina. Non è che ci sono problemi, non posso fare gli scherzoni proprio tutti tutti. Ah, ragno da dove? Ragno da dove? Maledetta immonda creatura, mi ha fatto prendere uno spavento incredibile. Contrattaccone e uccisione con stile. Maledetto, ho fatto un salto sulla catrecca. Porco cane. Allora torniamo anche alla spada singola. Aspetta che laggiù c'è un altro signore a cui fare uno scherzone. Oh, è scivolato da solo, ragazzi. Io non c'entro, qua c'è un tizio che possiamo shottare all'istante. Perfetto, ed eccoci qua al camminatore. Signore, mi spari, presto. Oh, non ce l'ha fatta, ma che peccato. Non eravamo passati dal camminatore l'altra volta? Ok, un altro bella TNT che è stato abbattuto probabilmente dal resto degli uochi. E così si ritorna alla fabbrica. Signore puratore, buongiorno. Faccia attenzione a non scivolare di sotto come l'ultima volta. Però se anche lei mi si mette lì a fare gli agguati. Oh, da dove? Porca di quella iperporca, signore. Un po' avevo sentito la sua mancanza. Ma popono, lei ci muore malissimo. A posto. Ed eccoci arrivati. Ci dovrebbe portare vicino all'impianto di trattamento delle acque, in teoria. Facciamo attenzione che c'era un po' di gente l'ultima volta. Tipo questo signore qua giù. Buongiorno, signore. Perfetto. E un altro da quest'altra parte che purtroppo è scivolato recentemente in acqua. Allora, dobbiamo rallentare questo. Perfetto, occhio Cal, non finirmi in acqua. Signore, si levi dalle scatole. Si levi... Oh, non è scivolato in acqua, nessuno... No, è morto pure peggio di come avevo calcolato. Ma vabbè, dettagli. Abbiamo i due punti che ci servivano. Allora, possiamo scendere in teoria da qua per poter sbloccare la vita aumentata di Cal. Aspetta un attimo, qua ci sono anche delle corde. E guardate un po' cosa ho trovato. Un altro banco da lavoro nascosto qua dietro con un potenziamento. Sono gli androidi combattenti. Perfetto. Sì, quello che penso io. Potrà hackerare anche gli altri dei droidi. Uilala, ancora non l'ho usata come abilità perché non ci sono troppi droidi nel campo di battaglia. Però, voglio dire, ulteriore potenziamento per BD1. Cosa vuoi di più della vita? E siccome io sono un bambino furbo, ho usato ancora una volta l'ascensore per tornare velocemente alla nostra navetta. Eccola qua. Oh, sembra proprio che stiamo per andare su Datomir. Sono 8022 episodi che me l'avete chiesto. Vabbè che poi mi chiedete le cose e l'episodio successivo ve ne pentite, ma vabbè, dettagli. Ciao ragazzi, la pasta è pronta? Cordova pensava che la chiave per la cripta fosse su Datomir. Hai trovato il tuo Wookiee? Sì. Ma le cose vanno male lì. Cos'è quella roba? Però è ovunque. Inquisitori? Beh, Trilla. La seconda sorella. Per ora è finita, ma ci sta dando ancora la caccia. Se l'è un po' legata al dito, in effetti, Ho sconfitto la nonna sorella. Qualcuno mi fa i complimenti cortesemente? Grease, stai salando da un bel po' quel coso. Ciccio, pensa ai tuoi reni. Quando sono stata catturata dall'impero, ho resistito. Ho giurato a me stessa che sarei morta prima di parlare. È stato peggio del peggiore incubo che potessi immaginare. Io ho resistito ancora. Quell'altro ancora che sale al pasto, Ma alla fine sono crollata
e gli ho consegnato Trilla. Siamo tutti esseri umani, eh? E non c'è niente che io possa fare per rimediare. Lo vedo un po' a disagio. Ma abbiamo ancora la possibilità di salvare quelli che sono sull'Olco. Ascolta, la nonna sorella ha detto qualcosa sul diventare un inquisitore, come pare sia inevitabile. Ma tu hai sopportato quello che è successo a lei e non ti sei unita a loro. Cal. Va bene, Sir. Troveremo l'Olocron di Cordova. Ehi! Togli il tuo laser dal mio pranzo! Vabbè, non è che te lo rovini, a santo cielo! Dicevo, Cal l'ha interrotta, secondo me, al momento sbagliato, perché quando gli abbiamo detto, vabbè, tu non sei diventato un inquisitore, lei ha come esitato per una frazione di secondo. Sento puzza di tradimento all'orizzonte, ma vabbè, dettagli, finalmente possiamo andare, per la vostra grandissima gioia, su Datomir! Yay! Sit, sto arrivando! State sit, per favore! Imposto la rotta per... Aspetta, vuoi andare su Datomir? Cordova è andato lì. Avrà avuto le sue ragioni. Rimarrò sulla Mantis una volta arrivati. La luce rossa del sole non giova alla... Oh, perfetto! Era la casa delle sorelle della notte. Una setta di utilizzatrici della forza. Usavano la forza? Come i Jedi? No. Queste streghe servivano solo se stesse. I loro poteri si basavano su inganni, illusioni e manipolazioni. Come qualcuno di mia conoscenza. Nelle guerre dei cloni, un signore dei Sith tradì il patto stipulato con loro. Alla fine, un massacro le annientò quasi tutte. Datomir è un pianeta mortale. Stiamo attenti. Non dirmelo due volte. E perché quelli su cui siamo atterrati fino adesso erano tutti dei paradisi incredibili, eh? Perfetto, ed eccoci arrivati su Marte. Scusate, su Datomir. Ci saremmo potuti arrivare anche in passato, ma presumo che non saremmo stati abbastanza forti da affrontare i suoi abitanti. Le sorelle della notte sono un nome che mette abbastanza inquietudine. Va, che bel posticino, peraltro, eh. Se atterravamo all'inferno, penso che il panorama sarebbe stato lo stesso. Sulla nave, al riparo, ci sono pareti, un Jedi, sono al sicuro, sì. Fidati. Ehi, Cal, con Sir, va tutto bene? Più o meno. Non lo so. Ora ci sono cose più importanti. Sir ha fiducia in te. A essere sincero, all'inizio non mi piacevi più di tanto. Guarda, nemmeno tu. L'ho notato. Poi mi ha costretto a seguirvi nei posti più tremendi della galassia e... Già, sì, è vero. Beh, vi auguro di chiarirvi presto, così possiamo finire la missione e rilassarci da qualche parte. Cal, hai un attimo. Dica? Hai fatto tanta strada da Bracca, ma il cammino è ancora lungo. E i pericoli dietro l'angolo sono molti. Me la caverò. So che sei in grado, non lo metto in dubbio. E io so cosa va fatto. Non è nulla di nuovo. Cal, anche il Jedi più forte. Non sono Trilla. Ce la farò. Credo parlasse di se stessa. Non intendevo questo. Non serve che mi dici niente. Va tutto bene, Sir. Davvero. Sii prudente, Cal. Tutto qui. Scusate, ma siamo atterrati su Dark Soul? Perché mi sembra la tipica mappa che troveresti in Dark Soul. Chi diavolo ci vive su questo pianeta? È uno dei pianeti più brutti e inquietanti che io abbia mai visto. Oh no. Incontreremo probabilmente dei nemici molto pericolosi. Penso proprio che Datomir sia effettivamente il luogo più pericoloso in cui siamo stati. Cal, appenditi. Non so nemmeno io su cosa diavolo mi sono appeso. Oh oh, è quello che cos'è? Oh no, mi sa che lo stiamo per sapere. Allora, attacchiamolo alle spalle che magari ci guadagniamo un colpo gratis. Buongiorno signore, sono riuscito anche a buttare la terra. Ok, cali indietro, cali indietro. Ma dove è veloce? Cos'è? Cos'è? È velocissima come creatura. Occhio, occhio, c'era anche dei ragni dietro. Vabbè, cade anche a terra, ma che roba. Ok, morici, perfetto. Ti ferisce prima di morire il bastardo. Beh, e non potevano mancare i ragni sputacido, ovviamente. E poi esplodono danneggiandoti anche dopo. Ma io sto posto già lo odio. Ma mi prendi in giro, BD1? Divertiti a scansionare dalla distanza, però. Questo è un ragno dal dorso velenoso. Grazie di avermelo chiarito, perché lo stavo per leccare. Mentre invece quest'altra docile creatura è un Nidak. Ok, preferirei non doverli incontrare un'altra volta. Cioè, io capisco che questo posto sia stato effettivamente bombardato, ma mi sa che non era tanto bello nemmeno prima. Siamo onesti. Allora, vediamo se troviamo un'entrata. BD1, è 3 ore che scansioni tu. È peggio dei turisti, santo cielo. A posto. Guarda il bastardone. Ecco qua, morici. Aspetta, e stagli lontano, Cal. Ok, proprio quando esplode basta stagli lontano. Ehi, vi ho visto. Perfetto, direi che qui abbiamo bisogno, ovviamente, della nostra spada doppia per riuscire a farli fuori tutti. Ecco qua, no, aspetta, morici di più. Occhio, acido maledetto. E poi no, l'hai mancato, Cal.
Come cavolo mi fai a ciccare i colpi? Ma vergognati, Santo Cielo. Ok, fatto fuori anche questo. Mamma mia, mi hanno già fatto una marea di danni. Questi sono i mostri più deboli del gioco. Ok, questa è la prima cassa di Datomir che apriamo. Sei un poncio, Cal? No, Oh, una nuova skin per BD1. Ma che pelo, gliel'avevo appena cambiata. Ovviamente, dato che siamo su Datomir, è una skin rossa. Va bene, dai, così fa più pandan col pianeta. E direi che per fortuna abbiamo il doppio salto, che ci aiuterà a navigare questo posto con maggiore facilità. È abbastanza ovvio. Ah, creatura immonda, non ti avevo visto. Appeccia pure i cugini. Un attimo di pazienza, ragazzi. Bari, Tade, Boni, non mi esplodete in faccia cortesemente. Ma vai via, pezzente. Oh, li potevo anche buttare di so... È sopravvissuto. Ah no, è morto dopo, perfetto. Dicevo allora che grazie al salto doppio sicuramente riuscire a muoversi avanti e dietro per questo posto sarà decisamente molto più semplice. Probabilmente dovremo cercare di raggiungere quella roccaforte interna. Non voglio neanche sapere cosa ci attende. Buono, dai, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Nel prossimo continueremo effettivamente l'esplorazione, basta farfotine, di Datomir, e vediamo quali altri inquietanti segreti cela questo pianeta. Per questo episodio però è tutto, lasciate un bel video nella serie, che andrà a crescere, e noi ci vedremo nel prossimo episodio. Ciao ciao!